Mercato ancora fermo perché mancano le uscite e di conseguenza le entrate per ora non ci saranno. I due giorni di riposo in casa Teramo dopo l'amichevole con la primavera della Roma serviranno per fare il punto su affari ancora bloccati in attesa che qualcuno si faccia avanti per qualche elemento della rosa biancorossa, che è tutta potenzialmente sul mercato e su questo non ci sono dubbi. A fronte di una buona richiesta, il diavolo ha già fatto sapere che è pronto a sedersi volentieri a tavolino per ascoltare. Questioni economiche certamente che in questo frangente sono preponderanti. I big come Bombaggi, Costa Ferreira, Mungo, Arrigoni, Cianci, ma non solo loro, sono in uscita, ma una delle strade da perseguire allo stato attuale è quella degli scambi. E anche così non è affatto semplice, come ad esempio lo scambio che avrebbe dovuto riguardare Martignago e Barisic. Per il momento non c'è intesa tra le parti e l'attaccante biancorosso potrebbe non muoversi malgrado percepisca un ingaggio molto importante per la categoria. Ma il mercato è ancora aperto e lo scenario può mutare nei prossimi giorni. Per il momento si registra uno stop nella trattativa. Nessuno sviluppo, neppure per la pista che avrebbe dovuto portare Ilaria alla San Benedettese. Ormai sono giorni che è un affare possibile, ma più il tempo passa e più si riducono le possibilità che il tutto si concretizzi con i rossoblù che dovrebbero indirizzare le proprie attenzioni verso altri profili. Ma il fatto che qualche trattativa possa non vedere la fumata bianca non per forza avrà come conseguenza diretta la permanenza di questi giocatori. Iachini ha ribadito qualche giorno fa a chiare lettere che la rosa va alleggerita di molto e ha dato mandato ai suoi direttori di procedere in ogni modo per ottenere questo risultato. Nel frattempo il tecnico Paci, cosciente di quello che potrebbe essere da qui in avanti il progetto Teramo, rivisto e corretto, si dice comunque soddisfatto dei progressi che ha visto nelle tre partite con Ternana, Napoli e Roma Primavera. Dopo il post-Covid non era facile riprendere, non era facile, no? Per mille situazioni e i ragazzi si stanno impegnando al massimo, non è facile soprattutto quando non arriva un allenatore nuovo che propone cose nuove per i ragazzi a recepire all'istante, quindi c'è un processo da seguire, bisogna avere pazienza, ma partita dopo partita vedo che comunque la squadra sta rispondendo e ci stiamo formando. Quello che mi interessa è l'aspetto mentale naturalmente, perché poi la qualità c'è, se questa squadra prende quella fame, quella cattiveria giusta per andarsi a giocare le partite come stiamo costruendo, poi secondo me possiamo far bene. Intanto clamorosa svista quella che sembrerebbe aver commesso la FIGC. L'iter della giustizia sportiva in merito al famigerato match tra Picerno e Bitonto è stato oggetto di un errore procedurale. Oggi era prevista la sentenza, ma la FIGC ha scambiato il rito abbreviato con quello ordinario, con annesse lungaggini e tanti saluti all'urgenza. La discussione slitta adesso al 16 settembre prossimo e con lei la sentenza definitiva. In attesa della chiusura del procedimento, Serie C e Serie D però non potranno stilare ufficialmente né la composizione dei gironi, né i rispettivi calendari. Probabile il rinvio del campionato di Serie C e anche lo spostamento delle gare di Coppa Italia di Serie D, inizialmente programmate per il 20 agosto.